fermo in autostrada, c'era un, c'è stato un incidente, insomma, penso non di grave entità, ma insomma, ci ha tenuto fermo in lungo. Allora, questa sera io vi parlo dell'ingresso appunto delle donne nella contemporaneità. Adesso forse dovremmo avere un PowerPoint. Chi ne volesse sapere di più e fosse ancora in età accademica, insomma, potrà seguire a partire dal prossimo punto il primo insegnamento di storia delle donne in età contemporanea che parte nella nostra regione, che terrò io, l'Università di Macerata. Insomma, ci abbiamo messo un po' di tempo per fare in modo che questo insegnamento si attivasse, però ecco, è sicuramente un appuntamento importante per un motivo molto semplice. Le italiane hanno incominciato ad acquisire, a gestire i loro diritti, i loro doveri, come sapete tutti, 75 anni fa, il 2 giugno 1946. A dire la verità, hanno votato un pochino prima, nella primavera dello stesso anno, per le amministrative, una delle consultazioni amministrative un po' caotiche, perché ci sono state 10 tornate elettorali, all'interno delle quali però sono state elette anche una decina di donne sindache. A lungo si è pensato che Ada Natali, la sindaca di Massa-Fermana, fosse stata la prima in Italia, invece non è così, ve lo dirà meglio la professoressa Pupilli martedì prossimo. In realtà questo primato appartiene ad una sindaca calabrese, però ecco, l'ingresso delle donne nella contemporaneità inizia molto, ma molto prima. Tutti pensiamo che appunto questo ingresso sia datato 1946, o non so, pensando alla resistenza, al ruolo che le donne hanno avuto nella resistenza qualche anno prima, invece questo ingresso data 1848. Pensate, stiamo parlando di un percorso che dura più di 170 anni. Perché? Perché nel 1848, con la cosiddetta rivoluzione dei popoli, rivoluzione che infiamma tutto il continente europeo con l'eccezione della Gran Bretagna e della Russia, cioè dello stato più evoluto e di quello più retrogrado, le donne in Italia fanno la loro prima comparsa, nel senso non da un punto di vista individuale, di individualità delle donne nella storia ce ne sono state tante, non so se il PowerPoint parte oppure no, voi ditemelo se parlate qualcosa di diverso rispetto a questa ragazza che corre sulla strada. Dicevo, sono le prime forme di organizzazione femminile, 1848 e ancora di più 1849, perché al 48 dei moderati subentra, al 49 dei democratici, e il perno, la massima espressione di questo 49 del Movimento Democratico, avviene a Roma con la Repubblica Romana, che chiama prima come deputato e poi come triumviro il leader del Movimento Democratico Italiano ed Europeo. Questo leader era genuino, che si chiamava Giuseppe Mazzini. Cosa fa Giuseppe Mazzini? Praticamente, insieme ai deputati della Costituente Romana, avvia un processo di liberalizzazione in ogni campo. Pensate, alla Costituente della Repubblica Romana parteciparono anche due esponenti ebrei, mentre i rappresentanti della comunità ebraica fino a poco tempo prima, con Pio IX, addirittura durante il Carnevale, dovevano sottoporsi ancora al rito del baciamano, simbolo di asservimento rispetto al potere autocratico. Invece nel 49 viene fondato uno Stato modernissimo. Tutti gli storici di ogni epoca, prendendo gli ultimi 60 anni, considerano la Repubblica Romana l'esperimento più progressista, più democratico, più evoluto appunto del processo risorgimentale. In questo esperimento, che purtroppo dura solamente 5 mesi, fanno la loro comparsa le donne. Ci sono nobildonne, ci sono popolane, insomma, le donne difendono la Repubblica, che viene attaccata da quattro eserciti europei, perché il mio concittadino Giovanni Maria Mastai Ferretti, dopo essere, cioè Pio IX, dopo essere fuggito nel Regno di Due Sicilie, chiede aiuto alle principali potenze europee per tornare sul proprio trono.
rispondono e mandano qualche cosa come 80.000 soldati in quattro stati europei, che sono la Francia, l'Austria, la Spagna e il Regno delle Sicilie, tutti gli stati cattolici. Però si poneva un problema, che durante questi scontri furibondi, Roma viene attaccata dai francesi, molta gente rimaneva sul campo, feriti, morti, e nessuno praticamente li andava a riprendere. Allora Mazzini istituisce il comitato delle ambulanze, cioè praticamente una sorta di Croce Rossa ante litteram, gestito tutto da donne, che appunto dopo le battaglie si recano a prelevare i feriti e a portarli nei nosocomi, negli ospedali romani, negli ospedali cittadini. A capo di questo comitato delle ambulanze Mazzini, con un decreto, quindi abbiamo anche un atto ufficiale, nomina Cristina Triunzio di Belgioioso. Ah, ci siamo, grazie del segno. Ecco, dunque, questa donna è stata definita in tanti modi. Carlo Cattaneo, uno degli altri grandi pensatori del Movimento Democratico, l'ha definita la prima donna d'Italia. Questa donna nasce ricchissima, perché i feudi di Belgioioso erano tra i più importanti dell'Italia settentrionale, e dopo una serie di disavventure sentimentali, nel senso che lei si vuole sposare con l'uomo che ama, appunto il conte di Belgioioso, che è lo scapolo impenitente della Milano di prima metà dell'Ottocento. La famiglia glielo sconsiglia proprio perché c'ha questa fama. E nonostante questo, che cosa succede? Che il marito le attacca a Cristina la sifilide, che nella prima metà dell'Ottocento era una malattia praticamente incurabile, e che lei infatti si è portata dietro per tutta la vita, non le ha impedito di avere una figlia. Però ecco, questa donna bellissima, molto più di quanto renda questa immagine, mette al servizio i propri beni della causa per l'indipendenza italiana. Quindi nel 1848 si trova a Napoli, che cosa fa? Arma un battaglione di 140 napoletani che devono andare a combattere sui campi lombardi della prima guerra di indipendenza. Nel 1849 viene posta da Mazzini, è una donna colta, illuminata, a Parigi ha animato uno dei più grandi salotti europei, salotti in cui sono stati di casa Liszt, Chopin, i più grandi intellettuali europei. Ecco, insomma, Cristina Triunzio e Belgioioso guida questo primo anelito di emancipazione femminile. Possiamo andare avanti? Non so. Dicevo, alcune donne combattono. Questa è una storia davvero molto particolare, che fino a 10 anni fa era praticamente conosciuta solamente in un piccolo paese dell'Umbria, dove è nata Colomba Porzi Antonietti. Colomba Antonietti, sposata Luigi Porzi, era la figlia di un panettiere di Folignate, praticamente, che si innamora anche lei di Luigi Porzi, che era un tenente della Guardia Civica sotto lo Stato Pontificio. Poi con la Repubblica Romana passa a combattere per l'unità d'Italia. Colomba praticamente si sposa di nascosto con Luigi Porzi senza avere l'autorizzazione del padre, e il marito sconterà addirittura alcuni mesi di carcere, perché non ci si poteva sposare secondo le leggi papaline senza l'autorizzazione appunto del padre della sposa. Ma soprattutto Colomba è una delle donne che prende in braccio un fucile e difende la libertà italiana contro 35.000 francesi comandati dal generale Oudinot de Rechaud, che attaccano Roma. Prima di attaccare Roma, difesa tra l'altro da donne, questo busto si trova sul Gianicolo, è l'unica, una delle pochissime donne insieme presenti sul Gianicolo, il resto sono tutti uomini. Colomba Antonietti muore difendendo il Gianicolo dopo gli assalti francesi nella primavera del 1849. Il comandante francese Oudinot de Rechaud manda i propri esploratori per capire se gli italiani intendano battersi, difendersi, e gli esploratori testualmente
lo dico in italiano, non c'ho voglia di insomma di passare per il glottologo, che non sono gli esploratori, rispondono in generale: gli italiani non si batteranno mai. Il giorno dopo il generale Udinò manda quindi 5.000 uomini ad attaccare tra Porta San Pancrazio e Porta Cavalleggeri, praticamente a poche centinaia di metri dal colonnato di San Pietro, dalla basilica di San Pietro. A difendere gli italiani, pensate un po', per una nemesi abbastanza particolare, c'è un uomo che è nato in territorio francese, a Nizza, allora era piemontese, che si chiama Giuseppe Garibaldi, il quale dopo un'accanita battaglia, con tante donne al seguito, insegue i francesi, li sconfigge poi insegue lungo la via Aurelia. E fosse stato per Garibaldi, l'avrebbe inseguito anche dentro il Mar Tirreno, ma viene fermato da un ordine dei triunvi romanzini che vuole mantenere buoni rapporti diplomatici con la Francia, perché Mazzini aveva intuito che l'Italia poteva diventare unita solo con l'appoggio di una grande potenza europea. Ma Mazzini si giova a Roma nel 1889 del contributo di tantissime donne, nobildonne, come abbiamo visto prima con Cristina Tiburzio e Pellegrosi, ma anche semplici e popolane che decidono appunto di difendere con il fucile la libertà italiana. Andiamo avanti. Allora, cosa succede quando la Repubblica Romana cade? L'esilio di tanti patrioti. Non so se vi ricordate i versi che, diciamo così, ci obbligarono ad imparare a memoria a scuola elementare. Erano 300. Ecco, chi ha scritto questi versi? Chi ce lo ricorda? Sì, è la scrittrice di Sapri, no, l'autore. Luigi Mercantini, che è nato a pochi chilometri a sud di Cittanova, cioè a Ripa Tranzone. Praticamente Luigi Mercantini, che aveva prestato la sua penna, perché era un oratore forbito, in difesa della Repubblica Romana, c'è chi presta il fucile, c'è chi presta la penna, c'è chi presta il pronto soccorso, come abbiamo visto, Luigi Mercantini è tra i tanti che va in esilio. E in questo decennio, che nei manuali di storia trovate definito il decennio di preparazione dell'unità nazionale, quelli che erano repubblicani nel 49 diventano cavuriani 10 anni dopo. Perché cavuriani? O piemontesi o liberali? Perché il Piemonte cavuriano è l'unico degli stati preunitari che mantiene una costituzione. Lo Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848. Ecco, tutti gli altri cancellano statuti e costituzione. Quindi c'è questa maturazione, questo passaggio, no, dal repubblicanesimo giovanile al liberalismo adulto, maturo, e la cosa incredibile è che nel 1860, quando i piemontesi vengono a liberare o conquistare, allora se voi lo dite ad un filo papalino, vi dirà che ci hanno conquistato militarmente. Se lo andate a dire a una persona avveduta e progressista, vi verrà a dire che ci è venuto a liberare. Nel caso manda un esercito che sconfigge a Castelfidardo il raccogliticcio esercito papalino. Dopo i militari, dopo l'esercito, arrivano i civili, arriva il commissario straordinario Lorenzo Valerio, che deve portare le leggi, gli istituti di uno Stato liberale laddove, cioè in terra marchigiana, c'è stato per secoli il governo del Papa. Quindi che cosa si fa da un punto di vista liberal democratico? Si organizzano i plebisciti, che viene da plebs plebis, che vuol dire popolo, come sapete tutti in latino, e sono cioè delle consultazioni popolari. Cioè si chiede al popolo di dire sì o no su un determinato quesito. Il quesito era: volete annettervi alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II? Più del 90% ha deposto la scheda sì. Ma nessuno ci ha raccontato, fino a qualche anno fa, che ci furono due donne. Una a Napoli e questa, Marianna De Crescenzo, detta la San Giovannara perché era cresciuto nel quartiere popolare di San Giovanni al Teduccio. Il problema è che questo voto è documentato, ma è inquinato dalla camorra. Pensate, noi
a volte ci dimentichiamo che viviamo in un paese caratterizzato dalla criminalità mafiosa, organizzata, di vario tipo. A Napoli, come sapete, è il regno della camorra. E il cugino, grazie, di Mariana De Crescenzo era uno dei leader della camorra. Quindi, il 21 ottobre 1860, al seggio elettorale, Mariana De Crescenzo si presenta, accompagnata da due patrioti molto famosi, soprattutto Silvio Spaventa, particolarmente famoso, e viene fatta votare per i suoi titoli di merito, perché questa ostessa, scusate, non ho detto che cosa faceva, gestiva un'osteria, era una donna popolarissima, venerata da tutta Napoli, al punto che il 7 settembre, quando Napoli viene liberata da Garibaldi, cioè presente la spedizione dei Mille, che libera tutto il sud d'Italia e poi arriva a Napoli, chi le va incontro non è un primo cittadino, un ministro, è proprio Mariana De Crescenzo, che porta Garibaldi alla visita della Madonna di Fuorigrotta, che a Napoli è un'istituzione, né più né meno, come la squadra di calcio, il Vesuvio, la pizza che è stata creata in onore della regina Margherita, eccetera, eccetera, eccetera. Napoli, 21 ottobre 1860, per meriti patriottici, ma anche per contiguità con la camorra, una donna viene fatta votare. L'altra donna che vota, due settimane dopo, nel posto più silenzioso del mondo. Qual è secondo voi la località più silenziosa del mondo? Ce l'abbiamo 15 minuti da qui. È la località della planetaria Giacomo Leopardi. A Recanati avviene un altro caso di voto femminile. Possiamo andare avanti cortesemente? Eccola qui, Maria Linda Bonacci, il padre recanatese, la madre Teresa Garulli era nata a Matelica, quindi i genitori partigiani, ma lei era nata a Perugia, perché il padre Gratiliano, questo nome davvero ottocentesco, insegnava nel collegio perugino della Sapienza. Allora, il padre Gratiliano negli anni 50 era un cattolico, ma uno di quei cattolici che incomincia a, diciamo così, evidenziare delle idee un po' troppo progressiste. Allora, Pio IX, che era sempre lui il papa dell'epoca, per punirlo lo manda a, diciamo così, rigenerare le proprie idee in un luogo tranquillo e silenzioso, quello in cui era nato. È un vero e proprio confino, è una forma di confino ante litteram. E mentre Gratiliano si porta dietro la figlia, Maria Linda, che già aveva iniziato a scrivere delle prime poesie, tutte davvero molto brutte, sono state giudicate modeste, però insomma c'era anche chi magari non aveva grandi verve letterari. Maria Linda Bonacci, il 3 novembre 1860, si presenta a votare nel seggio di Recanati, dove poco prima di lei si è presentato Carlo Leopardi, che è il fratello di Giacomo, Giacomo era morto nel 1837, il fratello Giacomo, Conte Giacomo, aveva preso la scheda del no, cioè mentre tutti votavano sì, lui aveva ostentato la scheda del no, e aveva detto, ecco, io voto contro la monarchia sabauda. Due anni dopo però accetterà per lo stesso re un impiego pubblico, questo per dirvi come, insomma, anche tra la nobiltà non ci siano sempre comportamenti terzi, coerenti e trasparenti. Quello che ci interessa però è che il 3 novembre questa donna viene ammessa a votare e, nonostante poco prima sia arrivato il conte Carlo Leopardi, lei invece vota per il sì. E questo le è testimoniato da alcuni faldoni dell'archivio di Stato e dal fatto che lei poi ha, mentre le prime poesie bruttissime le dedicava al Papa, le successive poesie non meno brutte le dedica a Vittorio Emanuele II. Quindi c'è un cambiamento di regime anche da un punto di vista poetico. E in alcune di queste poesie ha ricordato di essersi presentata al seggio elettorale e di aver votato in favore dell'unità d'Italia. Andiamo avanti. L'unità d'Italia si compie il 17 marzo 1861 e è un'Italia davvero con tanti problemi. Sono, pensate, gli stessi problemi, mutatis mutandis,
che abbiamo oggi in Italia, anche oggi il governo Draghi, tanto per essere attuali, e cioè una questione meridionale c'era nel 1861, ai tempi di Anna Maria Mozzoni, e c'è pure oggi, cioè lo squilibrio tra il centro-nord e il sud. Allora il 70% degli italiani, cioè 7 italiani su 10, erano analfabeti. Oggi sapete che un problema che il linguista Tullio De Mauro, che ci ha lasciato qualche anno fa, ha ben evidenziato. Oggi abbiamo l'analfabetismo di ritorno, cioè noi nasciamo analfabeti, poi facciamo un percorso scolare e poi smettiamo di leggere un libro. E quindi tutte le regole della grammatica, della sintassi che abbiamo imparato, le dimentichiamo. Pensate, il 54% degli italiani e degli italiani non legge neanche un libro all'anno. Voi sarete tutti virtuosi del 46%, sicuramente, però è un problema strutturale, eccetera, eccetera. Allora, tra questi problemi, oggi come allora, c'era la subalternità della donna nei confronti dell'uomo. Questa subalternità era una subalternità, una discriminazione secolare, millenaria, che risaliva all'antica Grecia, ma nel 1865 viene codificata nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, quindi viene scritta in questa legge e poi nel codice civile, il famoso codice Pisanelli. Contro questa ingiustizia, ripeto, codificata, cioè trasformata da prassi in legge, qual è la differenza? Adesso la butto scherzando. Uno dice, ma magari ci abbiamo avuto dei relatori noiosissimi, oppure abbiamo avuto dei relatori che arrivano sempre in ritardo. Questa è una prassi. Il fatto invece della norma prescrive che le vostre conferenze inizino alle 18 e finiscono alle 19. Ci siamo? C'è una bella differenza tra prassi e legge. Contro questa prassi che diventa legge si batte questa donna coraggiosissima, che fece scelte davvero alternative nella sua vita, ebbe una figlia con un uomo da cui poi si separò, ma mantenne rapporti amichevoli, non andavano mai dall'avvocato per fare... Insomma, Anna Maria Mozzoni, lombarda, nata a Milano, figlia di un professore universitario, la quale utilizza per scardinare la subalternità femminile un nuovo strumento. Ecco, questa è davvero una donna innovativa. Nei testi di storia viene definita la suffragista, o se preferite la femminista italiana più importante fra l'8 e il 900. Perché utilizza un nuovo, appunto, strumento, che è la petizione in appeto, insomma, in latino vuol dire chiedere, è una richiesta che viene inoltrata al Parlamento, quindi all'organo legislativo. Cosa chiede Anna Maria Mozzoni? Che alle donne vengano concessi i principali diritti, a partire dal diritto di voto. Pensate, questa donna ha impegnato 30 anni della propria vita, dal 1877 al 1906, per inoltrare petizioni al Parlamento che sostenessero il processo di emancipazione femminile. La prima petizione viene discussa solamente nel 1907, quindi 31 anni dopo aver iniziato questo iter. E si scontra Anna Maria Mozzoni con l'altra grande donna del, diciamo così, del socialismo. Questa è la verità, era un po' fuori dagli schemi, simpatizza prima per i repubblicani, poi per i socialisti, che è Anna Kubischoff, che era questa medica ucraina trasferita in Italia, che era diventata prima l'amante di Andrea Costa, poi l'amante compagna di Filippo Turati, insomma è una sorta di prima donna del socialismo e del femminismo italiano. Qual è la differenza tra Anna Maria Mozzoni e la Kubischoff? Si battono praticamente per conseguire lo stesso obiettivo, ma la Kubischoff dice che l'emancipazione femminile si deve compiere sotto la leadership del Partito Socialista, quindi l'emancipazione femminile deve essere un qualcosa di politicizzato. Anna Maria Mozzoni è molto più moderna, dice: la donna si deve emancipare, punto.
senza ombrelli o coperture di partiti e di ideologie. Possiamo andare avanti, grazie. Naturalmente, tra 8 e 900 le donne sviluppano la loro creatività. E questa donna che nasce nella provincia di Sondrio, in Valtellina, è la donna che inventa la moda italiana. È una delle donne che ha inventato la via italiana, se preferite, alla moda. Perché? Perché siamo alla fine dell'Ottocento, tutta la moda europea soggiaceva di fronte alla leadership della Francia. Era la Francia che dettava stili, mode, eccetera, eccetera. Rosa Genoni, invece, studia la storia dell'arte e nei grandi maestri del Cinquecento, del Seicento, trova l'ispirazione per realizzare dei modelli, per realizzare dei vestiti che hanno un grandissimo successo in tutto il mondo e che fanno vedere che anche le italiane nel campo sartoriale hanno una loro creatività. Guardate, un'intuizione di grandissima genialità che Rosa Genoni aveva avuto a 18 anni andando a Parigi, perché era iscritta al Partito Operaio Milanese, anche lei era socialista, e in Francia si accorge che tutte le sarte sono alfabete, cioè sanno leggere, scrivere e farti conto, ma soprattutto conoscono la storia dell'arte del loro paese. E lei si dice, ma scusate, vogliamo paragonare la storia dell'arte francese a quella italiana? E che cosa abbiamo noi di meno della cultura francese nel campo della storia dell'arte e della sartoria? E quindi lei fa tutta un'opera di riscoperta dei grandi maestri che dal 4, 500, dal Romanesimo e poi dal Rinascimento hanno rappresentato un faro di civiltà in tutto il mondo. E anche lei naturalmente si batte per l'emancipazione femminile. Andiamo avanti, cortesemente. Siamo arrivati alla grande novità. Allora, chiedo e mi rivolgo soprattutto al pubblico femminile, se qualcuno mi sa dire se ha mai sentito nominare queste due persone. Se ci fosse qualcuno di così, ne approfitto per bere. Dite pure, basta alzare la mano. Mi dice nulla? Elisa Comani, Lombarda? Le posso chiedere che professione fa? Un assistente. Elisa Comani è la prima avvocata italiana. 1919, la legge 19 luglio 1919, e la legge sulla capacità giuridica alle donne, e quindi concede alle donne di entrare nei pubblici uffici. Elisa Comani era nata a Bergamo, era rimasta presto orfano di padre, per un professore, e con la madre si trasferisce a Camerino, pensate, molte di queste storie hanno il risvolto marchigiano, ma casualmente io direi, per completare gli studi di giurisprudenza. Ora, ci saranno state facoltà di giurisprudenza prestigiose in Italia, però loro si trasferiscono a Camerino, si laurea in giurisprudenza e poi praticamente siamo durante il periodo della prima guerra mondiale, fa domanda per essere iscritta nell'albo degli avvocati di Ancona, perché da Camerino, dove capisce che non ci siano poi tutte queste possibilità per una donna che vuole fare l'avvocato, si trasferisce in Ancona. Lidia Poè era stata, negli anni 80 dell'Ottocento, la prima donna che aveva richiesto questa iscrizione. Cioè aveva detto, ma come mai gli avvocati sono tutti uomini? Perché una donna non può essere avvocata? Siccome le donne dagli anni 70 vengono ammesse all'università, chi si laureava in giurisprudenza della donna, cosa ci faceva con la laurea se non poteva diventare avvocato? Lidia Poè è stata la prima che ha presentato questa domanda, accolta in prima istanza, bocciata in seconda e in terza istanza. Passano però quasi 40 anni fino, e ci sono altre donne che richiedono questa iscrizione, finché Elisa Comani può diventare la prima avvocata italiana, perché nel frattempo è stata varata una legge
che abolisce l'autorizzazione maritale e concede la capacità giuridica alla donna. Ma Elisa Comani diventa la prima avvocata italiana una mattina di un caldissimo agosto del 1219 ad Ancona. Ancona. C'è qualcuno che ci sa dire qual è il principale, più noto quotidiano marchigiano? Quello è Reato, anche se ci danno, penso leggiate di più il Resto del Carlino, giusto? Bene, il Corriere Adriatico se ne esce con la filippica dicendo ci mancavano le donne avvocate. Invece il Corriere della Sera, che già allora era uno dei principali giornali nazionali, in seconda pagina pubblica un articolo in cui dice la dottoressa Elisa Comani Orsi, perché nel frattempo si era sposata con un avvocato di nome Orsi, è la prima donna in Italia a conseguire il titolo di procuratore legale, quindi di avvocato. Poi si sposerà con Enrico Malintoppi, che sarà un esponente repubblicano e anche un deputato nel secondo dopoguerra. Quindi sono due nomi importanti, perché la piemontese Lidia Poè inizia questo processo di richiesta dell'avvocatura per le donne. Elisa Comani nel 1919 è la prima donna che lo ottiene. Possiamo andare avanti? Poi che cosa succede? Che cosa succede? C'è stata la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, io mi ricordo questa signora, Isabella Leonardelli, che è la terza, la sinistra destra, e ha gestito per tantissimo tempo uno dei più famosi hotel Trentini. Siamo a 1400 metri sul livello del mare nel Parco Nazionale dello Stelvio, il parco che divide il Trentino dalla Lombardia. Questa signora è appunto insieme al marito, che è il quarto, Michele Fava, gestisce questo hotel, che c'è tuttora, c'è più di un secolo di vita, e praticamente con il fascismo le donne, dopo aver ottenuto tutta una serie di diritti, fanno un passo indietro, tornano a essere il cosiddetto angelo del focolare. Cioè la donna ha importanza in quanto madre e moglie. Certo, poi il fascismo strumentalizza questo fatto, no? I suoi processi di nazionalizzazione di massa, però resta il fatto che è un passo indietro. Ma questa foto risale all'immediato secondo dopoguerra, quindi il fascismo è già qualche cosa del passato, e l'emancipazione della donna, pensate un po', si compie non solo tra codici e pandette, come abbiamo visto prima Elisa Comani, ma anche in cucina. Perché la cucina, che da sempre è il regno della donna, era stata invece codificata con un famosissimo manuale da un famosissimo gastronomo. Qualcuno ci sa dire il nome di un gastronomo famosissimo di origine romagnola? L'Artusi nel 1891 aveva scritto un celeberrimo manuale di cucina. Come l'aveva scritto Pellegrino Artusi questo manuale? Aveva scritto a tutte le massaie dell'Italia centro-settentrionale. Le massaie, chiedendo le ricette tipiche del loro luogo. Le massaglie cortesemente avevano risposto e Artusi aveva sfruttato tutta questa corrispondenza in questo manuale. Mi seguite? Sì. Se qualcuno si è perso, ritorno indietro. È difficile perdersi con lei. No, non dica così. Allora, che cosa succede? Che l'Artusi non faceva il cuoco come tutti pensano, faceva il commerciante. E aveva lasciato la sua nativa Papunia Cavallo, siamo in Romagna, perché il più famoso e famigerato bandito del periodo pontificio, il Passatore, mai sentito? Il Passatore, l'ultima azione criminale che compie il Passatore, la compie proprio nel paesino, scusate, la Leonardo ancora non c'entra nulla, di Pellegrino Artusi. Questi erano dei banditi efferati che seguivano sempre la stessa strategia. Siamo nel 1851, torniamo un attimo indietro, però per spiegarvi il discorso dell'Artusi.
coltivano i piccoli centri nei giorni feriali quando i notati del posto andavano a teatro. Quindi entravano improvvisamente quindi piccoli paesi in cui i guardie o i gendarmi c'erano pochissimi, prelevavano l'uomo più ricco del paese, si faceva uno scudo di lui ed entravano nella casa di questo uomo razziando tutto. Ma oltre a razziare tutto, stuprano la sorella di Pellegrino Artusi, che finisce pazza nel manicomio di Pesaro, dove morirà alcuni anni dopo. Allora tutta la famiglia dice, fa questo ragionamento, la Romagna non è più sicura, trasferiamoci in Toscana. E quindi Pellegrino Artusi fa la commerciante, va in pensione prestissimo, ed era uno molto tarpano, molto attaccato, molto avaro, e quindi la sua grande passione però non era la cucina, era la letteratura. Lui amava scrivere. E una volta andato in pensione, che cosa fa? Prende due servitori, due maggiordomi, uno uomo, l'altra donna. L'uomo un suo conterraneo romagnolo, la donna della provincia di Pistoia. E che cosa fa? Li mette a fare, a sperimentare tutte le ricette che ha ricevuto per corrispondenza, per capire se queste ricette fossero farlocche oppure fossero, insomma, dessero un esito buono, concreto. Quindi ha passato anni della propria vita a far preparare ai suoi due domestici tutte le ricette ricevute per corrispondenza. Alla fine pubblica il libro con un editore sconosciuto toscano a proprie spese. Ricordatevi che è una persona particolarmente avara, attaccata ai soldi. Cosa fa uno scrittore? Alzi la mano, tanto guardate, in Italia ci sono più scrittori che lettori, quindi ce ne avremo tantissimi anche qui. Alzi la mano chi è scrittore o scrittrice. Eccola lì, una donna, non vedo bene, scusi l'età. Oh, lei quanti libri ha scritto? Quanti libri? Sì. Ancora nessun libro. Benissimo, non la volevo ridimensionare. Nel momento in cui dovesse scrivere il suo primo libro, sì, che aspettativa maturerebbe? In che senso? Allora, se lei mi avesse detto, guardi, vengo giù e le do un bacio, io avrei maturato delle aspettative, non so se... Lei invece, ipotesi diversa, no? Lei pubblica il suo primo libro, matura delle attese, delle aspettative, si fa un film di come potrebbe andare questo libro, sì o no? No. E invece spera che questo libro sia ben accolto, ben recensito, venda più copie possibili. In ogni caso, non sarà il suo caso perché lei... è una pura di cuore, come dice San Paolo, i puri di cuore vedranno Dio, chapeau. Invece Pellegrino Artusi, che era attaccato al quattrino, si dice dalle mie parti, quindi al denaro, non vede l'ora di sapere come il pubblico ha recepito il suo primo libro. E lo sa cosa tiene a sapere in Toscana, dove si è trasferito? Che le copie del libro di Artusi, L'arte di mangiare bene, vengono, le sue pagine, le loro pagine vengono strappate per utilizzare, per incartare praticamente il tabacco. Nelle sagre paesane romagnole, cioè siccome i libri non li leggeva nessuno, perché erano tutti, quasi tutti analfabeti, che cosa facevano? Staccavano le pagine, le portavano al tabaccaio che gli dava qualche centesimo in cambio e il tabaccaio ci accartocciava il tabacco. Ah, Pellegrino Artusi viene colpito da non so quante cose, cioè ci rimane davvero molto, ma molto male, perché aveva dato l'anima e soprattutto tutti i primi anni della sua pensione per realizzare questo libro, che invece nel giro di 5 mesi diventa un best seller che fa 30 edizioni nel giro di un secolo, e nel 1971 uno dei più grandi critici letterari dice, anzi scrive, ha unito più d'Italia l'opera di Pellegrino Artusi che Come si sposi di Alessandro Manzoni, detto da un grande
accademico come Piero Camporesi, un autentico autorità in cucina, insomma, la dice lunga. Quindi Artusi aveva messo però un cappello maschile in una pratica assolutamente femminile, perché la donna è la regina della cucina. E Isabella Leonardelli è una di quelle che, accanto al marito che gestiva l'albergo, dà un senso a questo hotel di grande fama in una delle perle delle Alpi. Andiamo pure avanti. Oh, questa foto è stata utilizzata da giornali, libri, riviste per annunciare, c'è anche un bellissimo film con Alberto Sordi in bianco e nero, che il 2 giugno 1946 ha vinto la Repubblica, i voti per la Repubblica, 12.800.000 voti per la Repubblica, 10.800.000 voti per la monarchia. Ci siamo? Nel film bellissimo in cui c'è Alberto Sordi viene invitato da un gruppo di ricchi monarchici, e siccome la radio annunciò prima il risultato della monarchia, quindi la radio disse: monarchia, 10.800.000, tutti si mettono a festeggiare come se avessero vinto, e poi invece subentra lo scoramento perché arriva il dato della Repubblica. Allora, questa foto, pensate, per 67 anni ha simboleggiato quell'esito elettorale, ma nessuno fino al 2016 aveva saputo dare il nome a questa ragazza. Questa foto è stata fatta a Milano, nella sede dell'Avanti, quotidiano socialista. Un noto fotografo ha fotografato Anna Iberti, che era una dipendente del giornale, non una giornalista, lavorava nelle retrovie, insomma, lavorava presso un ufficio. Insomma, abbiamo dovuto aspettare il 2016 per dare un nome, un cognome e un profilo a questa donna, che però è il volto iconico della Repubblica Italiana, perché non c'è alcun'altra foto, voi andate a guardare i giornali dell'epoca, che associa la vittoria della Repubblica ad un volto femminile. Attenzione, ripeto, la vittoria della Repubblica. La Repubblica è femminile, proprio come il bellissimo e sorridente volto di Anna Iberti. Finisce qui? Forse finisce qui. Io non me lo ricordo, perché questo PowerPoint l'avevo utilizzato solo una volta prima della pandemia. Più che altro l'avevo utilizzato in memoria. Comunque, indipendentemente da questo, allora, io ho cercato di proporvi una galleria per immagini molto velocemente, perché sono pure arrivato in ritardo. Però, le cose che dobbiamo ricordarci sono le seguenti. Non è vero che le prime donne ad aver votato in Italia sono quelle del 1946, perché abbiamo visto Marianna De Crescenzo a Napoli e Maria Linda Bonacci a Recanati nel 1860 partecipare al plebiscito per l'annessione al Regno di Sardegna. Attenzione, non Regno d'Italia. Il Regno d'Italia nasce un anno dopo. Poi abbiamo detto che le donne sono molto attive. Io ho convinto che ce ne fosse un'altra, comunque mi sono sbagliato. Sono molto attive all'indomani dell'unità, tra 8 e 900. Ma non abbiamo parlato, ed ero convinto che ci fosse la foto, delle prime elettrici italiane. Noi abbiamo parlato di votanti, no? Ma le prime elettrici sono 10 maestre del 1906, che acquisiscono il diritto di voto 40 anni prima grazie ad una sentenza della Corte d'Appello di Ancona, il cui presidente, un ebreo mantovano, un grande giurista di nome Lodovico Mortara, praticamente si ritrova ad esaminare le richieste di alcune donne. Che cosa era successo? Il 26 febbraio 1906 a Roma la più famosa pedagogista del tempo, chi era secondo voi? Maria Montessori. Dove era nata Maria Montessori nel 1870? A Chiaravalle, però stava a Roma da tantissimo tempo, addirittura aveva avuto un figlio, pensate, con il primario di questo famoso ospedale
romano che sarebbe stato riconosciuto solamente all'età di circa 30 anni, una donna che ha avuto anche delle vicende abbastanza particolari. Insomma, il 26 febbraio 1906 Maria Montessori lancia un proclama su tutti i giornali con cui invita le donne a iscriversi alle liste elettorali. Cosa sono le liste elettorali? Guardate, ci sono anche oggi, le liste elettorali sono gli elenchi di coloro che possono votare. Ma fino al 1906 si presentavano a votare, e quindi facevano questa richiesta, solamente i maschi. Perché? L'abbiamo detto velocemente. Il codice Pisanelli del 65 aveva normato, regolato, l'esclusione della donna dalla vita pubblica. Ma il legislatore l'aveva specificato per quanto riguarda il voto amministrativo. Voi sapete che ci sono due tipi di consultazioni. Oggi come allora, le consultazioni amministrative, cioè noi eleggiamo i rappresentanti degli enti locali. Aspettate, prendi la mascherina perché. E le altre consultazioni, chi mi aiuta? No, le regionali sono le elezioni locali. E tra l'altro le regionali non c'erano perché la regione è stata introdotta nel 1860. Sono le elezioni politiche con cui eleggiamo. Cosa leggiamo? Non ho capito, scusi. No, eleggiamo i rappresentanti del Parlamento, che oggi sono i deputati e i senatori. Nel 1906 erano solamente i deputati, perché il Senato era di nomina regia. Mi seguite? Potevo dare il filo. Allora, Maria Montessori dice, guardate che il legislatore italiano ha statuito, cioè ha deciso, che le donne devono essere escluse dal voto amministrativo, ma non da quello politico. Perché? Perché le donne nella vita politica erano escluse fin dall'antica Grecia. E questa esclusione era stata perpetuata nell'antica Roma, nell'età medievale, nell'età moderna e negli anni della Rivoluzione Francese. Quando nel 1791 viene scritta la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è un pilastro della nostra cultura democratica, una donna, Olympe de Gouges, disse, io mi metto a scrivere la Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine. Finì ghigliottinata. Un atto di ibris, avrebbero detto i greci, di superbia, di arroganza, invece un atto di libertà. Cioè anche le donne dovevano avere il loro posto. 70 anni dopo in Italia, siamo sempre lì, le donne erano escluse. Ci siamo? Allora, il legislatore aveva detto, io sancisco ufficialmente l'esclusione dal voto amministrativo. Perché? Perché prima dell'unità, nei domini ex austriaci, quindi in Lombardo-Veneto e in Toscana, dove c'erano i Lorena, che erano i cugini di Asburgo, le donne in maniera limitata per procura, cioè attraverso un uomo, potevano votare. Allora il legislatore dice, io escludo tutte le donne italiane dal voto amministrativo, ma non dice nulla sul voto politico. Ed è questo il motivo per cui Maria Montessori lancia questo programma. Allora, vedendo che la più nota pedagogista del tempo, leggendo anzi sui giornali, che la più nota pedagogista del tempo aveva invitato le donne a iscriversi alle liste elettorali, italiane di ogni parte d'Italia, da Caltanissetta a Venezia, da Firenze a Palermo, compresa Ancona, scrivono delle richieste per essere iscritte nelle liste elettorali. Pensate, in tutta Italia, nel secondo grado di giudizio, perché sapete che noi abbiamo tre gradi di giudizio, l'unica Corte d'appello che ammette le donne a votare è la Corte di Ancona. Anche questa è una storia che per 90 anni nessuno ci ha mai raccontato. Perché la Corte di Ancona? Perché l'uomo che la presiedeva, appunto Lodovico Mortale, insigne giurista, fa questo ragionamento. Lui dice, io personalmente sono contrario al voto femminile, perché finché la donna sta dentro casa, quale dimensione sociale e politica può acquisire, no? La donna deve uscire di casa, deve abbandonare le faccende domestiche.
quello che poi ha fatto nel corso del Novecento. Ci siamo? Però il giurista che cosa fa? Esamina e interpreta la legge fondamentale. La legge fondamentale del 1906 era lo Statuto Albertino, il cui articolo 24 dice: tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge. Nel linguaggio ottocentesco regnicolo è l'abitante del regno. Montale si dice: ma il legislatore del 1848 avrà voluto includere anche le donne o solamente gli abitanti uomini? Non so se è chiaro. 4 marzo 1848. Nella Carta Costituzionale del Regno di Sardegna c'è scritto che tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge. Montale dice: ma non saranno stati solamente i maschi, anche le donne. E per avere una conferma esamina in maniera dettagliata gli articoli 25 e 32 dello Statuto Albertino, secondo cui le donne hanno tutti i diritti civili e sociali. Allora Montale dice: perché tutti e non il diritto di voto? Il diritto di voto non è forse un diritto civile, sociale, politico? Allora, se voi prendete i due più importanti giornali dell'epoca, che erano il Giornale d'Italia, di tendenza moderata, e il Corriere della Sera, di tendenza forse sotto un certo punto di vista un pochino più progressista in quegli anni, tutti si chiedono: ma chi è questo Guattara? E soprattutto, dove sta Nicola? Cosa sono le marche? Quindi tutti i direttori, i principali quotidiani, spediscono i loro inviati a, diciamo così, cercare un'intervista con questo presidente della Corte d'Appello. Allora, fosse capitato oggi, un giurista, padre di una sentenza così famosa, avrebbe concesso, secondo me, me ne assumo la responsabilità, almeno una cinquantina di interviste. L'avremmo visto da Bruno Vespa su Rai 1, l'avremmo visto su Agorà in Rai 3, sui programmi Rai 2, Canale 5, Sky TG24 e non so quante altre cose. Lodovico Montana ha concesso un'unica intervista, e solamente perché l'inviato del giornale d'Italia, il Gatto De Francesco, l'ho aspettato sotto casa, cioè sotto il villino in Falconara, che ha preso in affitto con la sua famiglia. E però con questa intervista Montana ha spiegato questo senso, ha detto: io potevo interpretare solamente la legge, ho interpretato lo Statuto Albertino, le donne hanno il diritto di votare. Che cosa succede? Che nell'Italia del 1906 votavano solamente 2 milioni e mezzo di uomini su 40 milioni di abitanti. Voi immaginate quale davvero rivoluzione avrebbe comportato l'ingresso in massa delle donne. Qualcuno potrebbe chiedersi: perché solamente 2 milioni e mezzo di maschi? Perché i criteri per andare a votare erano censitari e alfabetici, cioè bisognava dimostrare di saper leggere e scrivere da una parte, di pagare un'aliquota, una tassa annua di almeno 40 lire, ma solamente i ceti benestanti, la media e l'alta borghesia, si poteva permettere una cosa del genere. Qualunque altra donna italiana avrebbe potuto dire: perché votano 10 maestre di professione, tutte precarie, età media 27 anni, perché votano 10 maestre marchigiane e non io che sono una maestra calabrese o siciliana? Quindi immaginatevi i corsi. E allora che cosa fa la politica? Fa l'esatto contrario di quello che è accaduto ai giorni nostri. Preme sulla magistratura, è vero che fa politica, la magistratura, l'autonomia e l'indipendenza spesso non ci sono state, però la politica, e cioè i giuristi, il Presidente del Consiglio, preme sulla magistratura affinché nel terzo e ultimo grado annulli la sentenza Mortara, cosa che avviene 10 mesi dopo la sentenza del 25 luglio 1906. Io però nel libro in cui ho ricostruito tutta questa storia, pubblicato da un editore in Macerata nel 2012, sono andato a fare i conti, cioè sono andato a vedere quanto durava di media un governo italiano tra 8 e 900, durava 8 mesi. Quindi queste 10 maestre nostre corregionarie ebbero una chance concreta di diventare le prime votanti della storia italiana. Ma perché non lo divennero?
perché non ci fu nessuna crisi di governo, in quanto Giovanni Giolitti aveva formato il 29 maggio di quell'anno il suo terzo ministero, che gli storici ricordano come lungo ministero, perché è durato 3 anni e mezzo. Ma mettetevi nei panni di una di queste maestre, che io poi vi ho fatto, si chiama Giulia Berna, che 40 anni dopo, il 2 giugno 1986, è andata a votare sulla base del diritto che aveva acquisito 40 anni prima. Vi ringrazio l'attenzione. Naturalmente resto qui per tardare un tanto, se ci sono delle domande, delle richieste, se la signorina in prima mi vuole insultare perché in senso apotropaico ho parlato male della sua prima fatica letteraria, che invece io qua verrò a sentire una presentazione sul mio libro. Le cedo gli strumenti. No, no, sono stupendo, ti sta dimostrando quanto siamo ignoranti. Per cui, però è la sua materia, noi abbiamo altre materie. Il fatto che partecipino in molti, ora con il Covid è dimezzata la partecipazione. Siete tantissimi. No, guardi, noi arriviamo a 120-130 presenze. Però potreste essere che stasera in 120 con le regole? No, 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 poi però da lunedì prossimo ci trasferiamo al Teatro Rossini, dove l'accoglienza è maggiore perché è dotato di più poltroni. E, dice, che stavo dicendo? Lei mi ha interrotta, io non ho la sua memoria. No, dicevo che a Civitanova non sembra, però c'è una richiesta per quanto riguarda l'informazione culturale, no? E questa è stata una mia sfida all'inizio con i Martiri dell'Arte, che sono partiti 14 anni fa. E ho dimostrato che non è vero che a Civitanova c'è un popolo ignorante, no? Perché io questa è una favola che circolava, e non è assolutamente vero, e lo dimostra il numero dei presenti. Vabbè, ho parlato pure troppo, dopo le sue parole. Volevo dire questo, anche se non votavo, nella nostra cultura marchigiana la donna ha avuto sempre le redini del comando in casa, è stata sempre la donna manager, diciamo, sia la Vergara dei contadini, sia la marinara della riviera, quindi la donna ha avuto sempre il portafoglio in mano, quindi ci ha avuto sempre una responsabilità, perlomeno nella nostra cultura, è stata molto matriarcale. Verissimo, ma quando prima della pandemia, nel 2019, io e la professoressa Pupilli, che sentirete il prossimo martedì, sarà molto più brava di me, abbiamo presentato il dizionario biografico delle donne marchigiane, c'erano 10 persone ed eravamo qui all'interno della biblioteca. Questa sera siete non so quanti, molti di più. Probabilmente è un caso, bisogna anche capire l'occasione, però guardate che c'è solo una regione che ha un dizionario biografico al femminile oltre alle Marche. Le Marche sono state la seconda con quest'opera che è uscita nel 2018, poi in terza edizione nel 2019. La Lombardia l'ha fatto nel 1995. Allora, in conclusione chiediamoci perché le vie intitolate alle donne sono solamente il 4%? Allora aspetta, fate finta che non ho detto nulla. Non le tengo il microfono, perché le tengo Va bene, io l'ho fatto già questo studio, professore, qualche mese fa, quando un signore di Civitanova ha scritto un libro sulle vie e la storia delle vie della città. Allora io ho spulciato oltre 1000 vie che ci sono a Civitanova. E quante ne ha trovate? Ho trovato 10 donne. Allora, 1000 su 10
quanto fa in termini percentuali? L'1%, la media nazionale è tra il 3,5 e il 4%. Io vi potrei continuare, no? Quante sono state le donne elette all'Assemblea Costituente del 1946, cioè coloro che hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione su 500 e passa deputati? 21. C'era anche una marchigiana, Adele Dei, iscritta al Partito Comunista di Cantiano, nata in provincia di Pesaro. 21. Allora, vogliamo continuare così? No. Oppure, prendete un manuale di storia, affidatevi a chi ha figli, nipoti, in età scolare, in età accademica, no? Andate a vedere il marchio di storicità che quasi tutti ignorano, che però è fondamentale, cioè l'indice dei nomi, quello che sta alla fine, no? L'elenco dei nomi fisici, uomini e donne, che vengono citati, perché se io voglio sapere se in un libro è citata Anna Donati, ho due possibilità: o me lo leggo tutto, oppure vado in fondo e cerco Donati, virgola, Anna, e le occorrenze, cioè le pagine in cui viene citato. Non so se sono stato chiaro. Nei libri di storia, le donne citate oscillano in percentuale tra il 3 e il 4%. Allora, vogliamo perpetuare una cultura maschile e maschilista? O siamo forse paghi dei danni che gli uomini, danni intesi in senso generale, hanno prodotto nella nostra società? Vi siete accorti che non abbiamo mai avuto una Presidente della Repubblica? Un Presidente del Consiglio? Sì, qualcuno dice adesso abbiamo a Cantare, la Ministra della Giustizia che è in pole position, ma tanti discorsi simili sono stati fatti per Iotti, per Tidanselmi, per tante altre donne della Prima Repubblica, però poi sono sempre stati gli uomini a gestire il tutto. Lei mi consegna che dobbiamo andare via o vuole prendere la parola? 2-3 minuti può restare, tranquillo. Allora, io posso restare 2-3 minuti, se avete altre domande, se no ci andiamo tutti a casa. O considerazioni? Ecco, in ogni caso, visto che ho 2 minuti, dobbiamo diffondere tutti, uomini e donne, un'appropriata cultura di genere. Cultura di genere non vuol dire cultura in favore delle donne. La storia di genere, la cultura di genere studia il rapporto tra i due sessi, quello maschile e quello femminile. Questo rapporto per tanto tempo, troppo tempo, è stato squilibrato in favore dell'uomo. E ora che venga apportato un giusto equilibrio e che il protagonismo femminile non sia più e solo quello dei tempi di Olympe de Gouges, di Cristina Tiburzio e quelli gioiosi, ma quello di voi donne di oggi, che possiate e dobbiate quindi partecipare con grande entusiasmo alla vita civile e politica. Vi ringrazio.